Ciao a tutti ragazzi e benvenuti, ben ritrovati sul canale 10.000 Inside. Quest'oggi videoanalisi più pagelle della sfida di ieri tra Milan e Sampdoria. Prima di iniziare però come al solito vi chiedo di lasciare un like, un commento, di iscrivervi al canale e di attivare la campanellina così da rimanere sempre aggiornati sui contenuti che vi porteremo qui su YouTube. In più in descrizione troverete anche il link necessario per i nostri profili social e il nostro sito web ufficiale www.acmilaninside.com. Bene, iniziamo a parlare della sfida di ieri, del lunch match di ieri, che ci ha visti i protagonisti di una vittoria fondamentale contro la Sampdoria dell'ex Marco Giampaolo. Alla fine, per quanto concerne l'analisi della partita, c'è veramente poco da dire, visto che il Milan è stato in possesso, o meglio in controllo della partita dal primo minuto al 90° minuto. Il Milan va in vantaggio all'ottavo con un super gol di Rafa Leao su assistenza di Mike Maignan, ed da lì in poi la partita è completamente stata in discesa per i rossoneri. Non hanno praticamente mai rischiato nulla, non a caso la Sampdoria non si è mai presentata in maniera pericolosa davanti al nostro estremo difensore, se non in un'occasione, col tiro di Candreva da fuori area, bloccato in maniera molto agevole da Maignan. Per il resto, l'unica cosa che possiamo effettivamente recriminare della sfida di ieri ai rossoneri è stata la poca cinicità rispetto a quanto successo in settimana contro la Lazio. Penso che di ghiotte occasioni da rete ne abbiamo avute minimo un 5 o 6 e ne abbiamo finalizzata solo una. Talvolta questa cosa può ritorcersi contro, ma nella partita di ieri era un poco impossibile che questo potesse accadere, anche perché, come ho detto, siamo stati in controllo dal primo al 90° minuto. Molto bene la squadra che comunque è riuscita ad ottenere, o meglio a scavalcare, Napoli e Inter in classifica, portandosi momentaneamente al primo posto, perché ricordiamo che l'Inter ha una partita in meno, però a livello di morale continua a dare seguito al risultato di settimana scorsa era veramente molto importante. Ovviamente il risultato, ricordiamo, una vittoria nel derby. Non a caso molti giornalisti sono permessi di rivolgersi ai nostri giocatori, al nostro mister, dicendo che essenzialmente questa è stata la settimana perfetta. In realtà così è stato, perché abbiamo vinto il derby rimonta, abbiamo conquistato la semifinale di Coppa Italia stravincendo contro la Lazio, una Lazio che poi comunque questo weekend ha vinto bene contro il Bologna. E poi abbiamo vinto contro la Sampdoria tornando al primo posto, dopo che comunque in questo weekend sono stati anche risultati favorevoli per noi, per il nostro proseguo in campionato, visto il pareggio tra Atalanta e Juventus e il pareggio importante e fondamentale tra Napoli ed Inter. Partiamo con le pagelle, non ci dilunghiamo troppo, che qui c'è da andare ad analizzare nello specifico ogni singolo giocatore. Partiamo con Maignan. Maignan abbiamo dato un pieno 7, non tanto per la prestazione in sé, perché alla fine, come ho detto prima, Maignan non è mai stato essenzialmente impensierito dagli attaccanti blu cerchiati, però il 7 se lo merita per il modo, se così vorremmo definire, in cui è entrato nel gruppo e il modo in cui è sempre più decisivo. Cioè, se noi l'anno scorso parlavamo di un Donnarumma che ci permetteva di portare dai 9 ai 12 punti, quest'anno Maignan penso che a livello di media la stiamo, anzi addirittura in questa circostanza entra anche nell'azione del gol, visto il mega assist di 64,5 metri per il gol del vantaggio di Leao. Maignan che quindi sta entrando veramente nelle grazie del tifo rossonero, che lo sta acclamando e non rimpiange per nulla l'ex Donnarumma. Nel frattempo ogni tanto guardo giù perché mi avvalgo delle pagelle che ho scritto ieri sul nostro sito. Calabria diamo un 6,5, anche perché Davide sta pian piano tornando ad avere la sua condizione fisica migliore, a differenza della sfida contro la Lazio e contro l'Inter. Il terzino destro rossonero ha giocato molto molto bene, non soffrendo mai effettivamente le sgaloppate di Murro e Augello e poi anche chiunque vi si ritrovasse in quella zona di campo. Molto molto bene Davide, quindi per la partita di ieri. I due centrali ieri sono stati Tomori e Romagnoli. A Tomori 6,5, perché comunque c'era mancato tantissimo. E anche se ieri non ha avuto alcun modo per poter dimostrare quelle che sono effettivamente le sue qualità tecniche, qualsiasi intervento, seppur semplice, lo ha fatto bene, tornando a dare sicurezza ad un reparto che nell'ultimo mese era un po' andato allo sbando, nonostante le grandi prestazioni di Pier Calulu. Però comunque il ritorno in campo di un pilastro della nostra difesa può solo che farci piacere. Romagnoli invece diamo un 6, un 6 non tanto perché non ha giocato all'altezza di Ficaio Tomori, ma più che altro per quell'ammunizione al 27° su Caputo, a mio avviso evitabile. Per il resto la partita del capitano è stata a dir poco impeccabile, anzi, ed è anche molto simpatico vedere come ultimamente Romagnoli si proponga molto in azioni offensive quando tende a recuperare o anticipare
sull'attaccante in fase difensiva. Non a caso ieri, se non mi sbaglio, un'azione d'attacco nostra è scaturita dalla battuta nella rimessa laterale da parte di Florenzi velocemente per il nostro capitano, che poi ha subito crossato in mezzo, poi non riuscendo effettivamente a trovare la via del rete, la via del gol per quanto riguarda il nostro Milan. A sinistra invece ieri ha giocato Florenzi, una posizione inedita, se così vorremmo definirla, cioè lui è abituato a giocare prevalentemente a destra. Nonostante i primi minuti di gioco, che era un poco spaesato, non sapeva effettivamente come muoversi, che piede usare, impressa nella mente quell'errore più che altro goffo che ha commesso a metà del primo tempo, quando ha lasciato scorrere la palla invece di colpirla di sinistro, è scivolato. Però poi pian piano ha iniziato a prendere le misure, ha iniziato a essere un poco più propositivo. Se ho parlato dell'intervento goffo, mi piace ed è giusto ricordare il gran tunnel su Candreva del secondo tempo, che ha fatto partire una nostra azione d'attacco. Quindi Florenzi anche in questa circostanza si è reso disponibile alla squadra e al mister, compiendo anche una ottima ottima partita. O poi all'89esimo lo stesso Florenzi è stato sostituito da Pier Calullo, al quale ovviamente non possiamo dare voto visti i 5 minuti di gioco in cui è stato protagonista. Il centrocampo, avevamo Tonali e Bennacer. Tonali 6 e mezzo, Tonali che anche ieri ha giocato una partita da milanista vero, ringhiava su ogni pallone, mastodontico in mezzo al campo, ha potuto in modo nell'altro poter soffrire inizialmente Sensi, perché comunque Sensi penso sia il giocatore di miglior qualità per la Sampdoria, però poi è tornato effettivamente sui suoi standard basilari ed ha compiuto una partita formidabile, nonostante ho potuto vedere un poco che potesse essere un poco stanco, potesse un po' risentire i 120, pardon, i 180 minuti tra sabato nel derby nella Coppa Italia di mercoledì. A suo fianco ha giocato Ismaël Bennacer, partita mastodontica dell'algerino, come ho detto anche nelle pagelle di ieri, è come se lui avesse preso la sconfitta, la disfatta in Coppa d'Africa come un motivo di rivalsa. Da quando è tornato, fateci caso, Isma ha giocato solo partite di uno step superiore rispetto agli altri compagni di reparto. Contro la Juventus, nonostante il risultato e comunque in un modo o nell'altro una prestazione a dir poco pietosa di entrambe le compagini, aveva giocato molto bene, bloccando le avanzate juventine, nonostante venisse da una settimana dove si era allenato pochissimo con la squadra. Contro l'Inter ha fatto un derby assurdo, veramente giocando quasi forse una delle sue migliori partite in rossonero. Contro la Lazio ha giocato altrettanto bene, e ieri ancora di più è stato cinico, è stato chirurgico su ogni tipo di intervento e ogni tipo di pallone giocato. Quindi Isma, se perderti per 2 settimane, vederti uscire la Coppa d'Africa e vederti tornare così, sinceramente, posso che far bene a noi tifosi rossoneri. Lo stesso Isma che è stato sostituito al 75esimo dalla De Krunic, che è anche lui un 6 pieno, più che altro perché il compito che è stato assegnato da Mister Pio, ovvero quello di arginare Sensi non appena entrato in campo, è riuscito a farlo nel miglior dei modi possibili. Partiamo sulla tre quarti, parliamo della tre quarti. Destra Messias, Brahim Diaz e Rafa Leão. Messias è un 6, comunque ha giocato la sua partita. Manca ancora quel qualcosa in più, quel quid in più che ci permette di dire che Messias meriti di essere riscattato, perché a mio avviso, per quanto fatto vedere in questi primi 8 mesi di Milan, non meriterebbe il riscatto. Però comunque manca quel piccolo passetto in più che ci permetta di dire lui merita di continuare a giocare con noi. Nonostante i gol che ha fatto quest'anno, importanti, quale quello di Genoa e quello contro la Roma, comunque è come se non fosse ancora del tutto entrato nel progetto Milan, almeno per la mia modestissima visione. Ieri comunque si è reso pericoloso in 2 occasioni, prima con un tiro di contrabbalzo nel primo tempo dove Falcone è stato miracoloso, e un tiro nel secondo tempo di poco uscito al lato destro del portiere. Per quanto riguarda invece il trequartista, Brahim Diaz. Brahim gli diamo un 5,5, un 5,5 che però non è punitivo, perché comunque in mente mi rimangono impresse le prestazioni contro Inter e contro Lazio. Comunque Brahim deve tornare ad essere il Brahim che noi conosciamo, quello che nella prima parte di stagione ci ha permesso di portare a casa ben 6 punti tra Genoa all'andata contro la Samp e Spezia. Però comunque ieri non ha mostrato la miglior parte di sé. Ma c'è da lavorare, c'è da lavorare, e sono sicuro che Brahim tornerà ai suoi livelli il prima possibile. Sulla sinistra, beh, non penso ci sia da parlare. Leão Meravigliao, man of the match, 7,5, base in pagella, corre, sprinta, segna. E in passato molti di noi recriminavano il fatto che Leão non segnasse con una continuità
che poteva dare effettivamente un esterno di classe di caratura mondiale. Ma adesso Leao, a mio avviso, è uno degli esterni della Serie A più forti in circolazione, siamo il più forte per rendimento attuale. Corre, dribbla, è funambolo, segna, poi comunque ha un'intesa con i compagni, non a caso ieri quando è caduto a terra, o meglio quando si è fatto male per l'intervento con Sensi, penso che in qualsiasi milanista sia un attimo accesa un sentimento di preoccupazione, perché comunque l'abbiamo visto a terra dolorante, però poi per fortuna si è rialzato ed è tornato ad essere più funambolo di prima. L'esempio mi rimane impressa prima di uscire la cavalcata dalla nostra tre quarti all'ora di rigore contro mezza difesa della Sampdoria, poi vabbè, ostacolato da Magnani, però comunque è un Leao che volevamo vedere sin dai primi anni di rossonero, ma ci accontentiamo, nessun problema. È giusto andare anche a parlare di tre che hanno poi sostituito i tre trequartisti nel corso della partita. Ne abbiamo rispettivamente Saelemaekers al posto di Messias, sei anche lui in pagella, e c'è solo una cosa da recriminargli: Alexis tira a porta. Perché ieri comunque ha fatto un'azione strabiliante contro tutta quanta la difesa brucerchiata, ha dribblato di tutto, anche la mosca che poteva andargli contro, però poi ha perso l'attimo che potesse permettergli di trovare gloria eterna in una San Siro che si stava sempre di più inorgogliendo di vedere il proprio ragazzo, il proprio Alexis, compiere gesta del genere. Al posto di Brahim Diaz è entrato Frenkessie, un 6 pieno anche lui. Anche in questa circostanza ha giocato da trequartista e sinceramente non l'ho capita, perché comunque facendo entrare Krunic mi aspettavo che si arretrasse al fianco di Tomali mentre Krunic salisse sulla tre quarti, però Mister Pioli ha continuato e ha deciso di far giocare Livoriano in quella posizione. Comunque partita più che sufficiente, anche perché si è reso pericoloso in più occasioni cercando di dare assistenza ai suoi compagni in fase offensiva. Al posto di Leao invece è entrato Ante Rebic, e Ante Rebic è l'unico insufficiente pesante di questa partita, cioè pesante per modo di dire, perché comunque abbiamo pur sempre vinto, però il 5 per pagella, almeno a mio avviso, non glielo toglie nessuno. Ante deve ancora trovare la sua condizione migliore, ma penso da un punto di vista non solo fisico ma anche mentale. Ieri sono stati tantissimi gli appoggi sbagliati, le decisioni sbagliate del croato, ma soprattutto le varie occasioni che non è riuscito effettivamente a capitalizzare. Una che mi viene in mente è quella davanti a Falcone, a tu per tu con l'estremo difensore brucerchiato, dove Ante altro non ha fatto che tirare addosso al portiere. Quindi questo c'è da lavorare su Ante, cercare di farlo tornare ai livelli top, quelli a cui siamo abituati a vederlo e conoscerlo. Quello che insomma in ogni seconda parte di stagione diventa invece che semplicemente Ante Rebic, ma devastante Rebic. In attacco poi ha giocato Olivier Giroud, che comunque ieri non era una partita facile per il francese, comunque la Sampdoria l'ha preparata soprattutto sull'aggressività e la non possibilità di poter giocare la palla di Oliviero. Non a caso i palloni giocabili dell'attaccante francese sono stati veramente pochi. Quelli però che ha potuto giocare sono stati giocati bene. Una cosa mi viene in mente, ovvero la semirovesciata su assist di Rebic, che stava per diventare un gol fondamentale, non più che fondamentale, strabiliante in quel di San Siro. Però comunque Oliviero si è messo a disposizione della squadra, ha giocato bene e quindi penso che un 6 in pagella pieno se lo possa meritare. Stefano Pioli invece in questa circostanza 6 e mezzo, come ho parlato io nell'analisi pre-partita di venerdì o di sabato, in questo momento non ricordo, avevo detto che l'importante era non sottovalutare la sfida, non sottovalutare la Sampdoria di un ex come Giampaolo. Così non è stato fatto e abbiamo giocato il nostro pallone, il nostro calcio, portandoci a casa 3 punti fondamentali per la corsa a scudetto. Per il momento è tutto, vi aspetto e ci risentiamo in un prossimo video che possa essere di analisi o di mercato. Mi auguro che queste pagelle possano esservi piaciute, ma soprattutto possiate essere d'accordo con questo. Nel caso fatemi sapere qui sotto nei commenti quelle con cui non siete effettivamente d'accordo, o comunque fatemi sapere anche quella che è la vostra visione. Per il momento è tutto, e sempre Forza Milano!